Seconda parte di Trieste in diretta, siamo fra amici perché sono tornati a trovarci Mara e Furio Bombena. Salve, bentornati. Buonasera. Ormai sanno mettersi i microfoni da soli e insomma, si capisce come dire, la frequenza dei nostri ospiti da quando imparano a mettersi i microfoni, perché per noi è una cosa naturale, ma per l'ospite è sempre un'emozione, un qualche cosa. Allora, con Mara e Furio Bomben parliamo di un'iniziativa che si tiene al Caffè Stella Polare, che è quello sì, di Piazza Sant'Antonio, a partire da martedì della prossima settimana fino a venerdì della prossima settimana, quindi insomma 4 giorni. No, no, dura tutto un mese. Tutto ah, chiedo scusa, chiedo scusa. Allora, che si apre sì il martedì 21 luglio, ma no, che si. Il 28 luglio? Sì, martedì 28 luglio, sì. Ma che si chiude il 31 di agosto. Ecco, Chiedo sì. scusa, quindi ho siamo fatto un tutto il mese di po'. agosto, sì. È che io vado in vacanza in settembre e ormai, insomma, comincio a non. Quindi un po' sono stanco, un po'. Allora, si intitola Romanticamente Trieste ed è praticamente. Una mostra, insomma. È una mostra divisa in due parti. La prima parte, che è quella del bar centrale, appena si entra, sono quadri molto grandi, 50x70, che rappresentano, diciamo, la summa dei quadri più belli. Che sono tratti da questo libro che ha avuto un successo che neanche noi non Che abbiamo presentato pensavamo. quando era questo? Romanticamente Trieste, sì, l'abbiamo L'inizio dell'anno, presentato. quando era? No, era Sì. prima di Natale. Ah, prima di Natale ancora. Ah, Esattamente ok. il 21 eravamo qui di dicembre e in questi mesi l'abbiamo venduto, ho fatto ristampe, ristampe, la Luglia è contentissima. E da questo libro Furio ha tratto una serie di quadri molto grandi. E poi gli altri quadri comunque sono tratti un po' da questo libro, un po' da questo calendario che è andato a Ruba, l'abbiamo stampato neanche un mese fa, più o So, anche meno, questo abbiamo sì, ne parlato. abbiamo parlato e siamo già a più ristampe perché tutti quelli che sono usciti dalle navi l'hanno comprato e quindi abbiamo venduto centinaia di Ma ecco, copie. ma al di là di questo, no? Sì. Io noto un po' dappertutto, anche in altre. In altri ambiti, eccetera, io noto che c'è da parte della gente una richiesta, diciamo, poi insomma, sempre come sempre sui termini, ma una voglia, mettiamola così, una voglia di immagini e di immagini storiche della propria città che è abbastanza significativa. Sì. È una specie di viaggio nel tempo, Sì, ma le persone anche in un vogliono tempo che non hanno fare, mai conosciuto, perché Sì, c'è anche gente più giovane che ama moltissimo, cioè gente che ha 30-35 anni che ama moltissimo invece la Trieste della Belle Époque. Ma come mai ve lo siete chiesti? Penso che io mi Fa parlare lui, che ma è lei la mia portavoce. Io io porto guardo, No, posso dire una cosa? io Pure prima di venire qui mi ha detto: sono tanto stanco, fa un caldo da morire, parla tu, ti prego. No, perché dovete sapere che c'è un codice tra l'intervistatore, soprattutto quando ci sono due ospiti, Sì, che si è vero. guarda uno degli ospiti e. Dovrebbe rispondere, sì. No, ma perché allora Vabbè. c'è questa. Perché penso c'è una voglia di tornare al passato, forse un po' di insoddisfazione nel presente, una mancanza, una voglia di romanticismo che non c'è più nel mondo d'oggi. Si è portato tutta questa corsa verso il modernismo, verso il digitale, verso il nuovo. Che avanza, c'è una voglia di passato, di riscoprire le proprie origini, e di tornare anche alla tradizione, anche che ormai è un po' scomparsa. Poi anche Trieste si tramanda molta tradizione oralmente, più Sì, più che che così, tra i visivamente, sì. nonni, forse più tra i nonni e i nipoti che tra il papà, la mamma e il figlio. Penso che anche i giovani sentono questo bisogno e io e con la Mara cerchiamo di dare una piccola testimonianza proprio a questa istanza di voglia, diciamo, di conoscenza del passato tramite i dipinti e gli scritti della Mara che resti qualcosa anche della nostra Ecco, città però alle per esempio, generazioni no? Questa è una future. domanda per tutte e due. Allora, adesso per esempio avete incominciato questo nuovo ciclo di Valzer romanzi, imperiale, sì. no? Adesso non so se posso Sì.
pare. E dunque, dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Ok, che sarebbe il secondo. Seguito, sì. Il secondo. Sì. Ecco, però, in realtà volevo chiedere questo. Il ciclo di gialli, diciamo, contemporanei, sì, ha delle illustrazioni di Trieste, della Trieste contemporanea. Insomma, il ciclo, appunto, che si è inaugurato con Valzer Imperiale, ha delle illustrazioni della Trieste, appunto. Adesso vediamo se faccio, vi farò una domanda più stupida, che non si può, però, insomma, è più facile scrivere e dipingere la Trieste contemporanea, oppure è più facile scrivere o dipingere la Trieste, diciamo così, di inizio Novecento, eccetera? Come... Per me è meglio dipingere la Trieste del primo Novecento e della fine Ottocento, perché è una dimensione più di sogno, di fantasia, posso ricreare anche un'atmosfera mia particolare, sì, dalla documentazione storica, però... Ma ti prendi delle libertà? Sì, moltissime libertà, Okay. Sì, proprio nel paesaggio. Cerco sempre di trasmettere una dimensione romantica, un'atmosfera... Quindi una libertà che va più nelle atmosfere che sì, non... Sì, non, sì. Ecco, non sarebbe corretto, ma effettivamente, però... Non ti viene mai il ghiribizzo di inserire magari in secondo piano un elemento... Moderno, magari, no, sì, non arriverei a... No, okay. Perché io cerco proprio di... Quindi più l'atmosfera eventualmente su cui intervenire. Anche io preferisco vivere nel passato. Allora, diciamo, mi piace anche la presentazione del presente, appunto, per illustrare i romanzi della Mara, però tra i due preferisco sì, perché nel moderno devi restare più fedele. Sì, è un paradosso, devi rimanere più fedele all'interno. Intanto ecco, possono dalla regia, possono far partire, sì, possono far partire, ecco, le immagini, ecco, certamente. Ecco, così appunto, anche Mara, questo quadro, per esempio, io ho fatto una ricerca sulla moda, a me piaceva moltissimo questa silhouette, ho detto Furio, questa starebbe bene con uno sfondo lanterna, così un po' nel vento, e ha dei colori che ricordano un po' il tramonto, e quindi ogni quadro, io ci ho scritto anche una poesia, che spero un giorno di poter pubblicare con una raccolta nuova di poesie romantiche. Anche per me, secondo Furio, quello che scrivo, per tornare al discorso di prima, praticamente per me è più facile scrivere Valzer Imperiale che scrivere i gialli, forse perché anche velocemente, cioè scrivo molto velocemente una storia ambientata dai tempi passati. Questa è una storia particolare. Ha una storia particolare. Sì, perché? Questo quadro, dunque, allora Furio ci ha messo più di una settimana, penso 10 giorni, perché è un quadro molto grande, appena entrato. Ah, ok. E 50-70. Sì, perché scusa, nella prima sala. Sì, sì, diciamo prima che c'erano tutti i grandi. Tutti i quadri grandi, sì, è il primo quadro entrando sulla destra. Allora, Furio è a buon punto, io arrivo lì dello studio e lo guardo e dico no, veramente non mi piace. Non mi piace il vestito. Sì. Perché gli dico guarda, il vestito è piatto, dovrebbe essere nel vento e quindi dovrebbe avere dei colpi. Poi ci aggiunge anche qualche espressione più vigorosa e colorita. E colorita. Possiamo tornare dalla regia solo un attimo sul quadro precedente che devo chiedere una cosa. Stiamo andando avanti anche con una... prossimo, credo, no? Sì. Devi andare un po' avanti. Ancora più avanti, quello di cui discutevamo prima, del vestito che non piaceva. No, per esempio ci potremmo fermare anche su questo, ma su quell'altro volevo chiedere. Quello seguente, possibile. Ecco, quello seguente, regia, se riusci a... Eccolo qua. Che razza di ponte è quello che si vede in... Erano i ponti famosi. Era il ponte girevole. Che girevole. Perché quindi girava, non è sto ponte bianco là, che sai che c'è questo mistero, ponte rosso, ponte verde, ponte bianco. L'hanno interrato, ci passava sopra la ferrovia, okay, perché ci passava anche la ferrovia col treno a vapore, okay, poi ci passava il treno, e il tram a cavalli, e si apriva e si chiudeva da una parte all'altra per permettere ai velieri di poter passare oltre. Quindi questo sarebbe il Ponte Verde?
Sì, penso di sì. Sì. Comunque i veliari arrivavano fin sotto alla chiesa. Sì, sì, sì. Fin sotto la chiesa. Della chiesa. Perché c'è questo... Io non ho trovato mai nessuno che mi sappia dire esattamente qual era il ponte bianco e qual era il ponte verde. Poi perché ce n'era anche, praticamente all'altezza del Porte Culto ce n'era un altro. Praticamente con l'interramento, quando è stata costruita poi la fontana, praticamente che non sì. Piazza, sì. La piazza, tutto è stato... Ecco, là c'è una cosa che poi si trova anche dove hanno portato il ponte che è stato smantellato, eccetera, sì, tutto sì. Ritornando un cinematografo. Al quadro di sì. Prima, eccolo. A me non piaceva e allora tra il caldo una cosa e l'altra ho fatto un intervento d'autore, ho detto a Furio dammi il pennello e che ti faccio io vedere come il vento deve andare. A quel punto Furio ha avuto dei brividi. Tipo sotto pennello. Matita, gessetto, sì, funzionava, tipo... A quel punto ho fatto solo un piccolo intervento, però è venuto bene perché a me piaceva che allora, rivediamo. La gonna sì, un poco più sì, svolazzante, più a chiara. A me piace sempre, io l'ho già detto, ma ogni volta lo ripeto, a me piace sempre il fatto che alcuni di questi quadri ricordino anche questo qua del Corso Italia di una volta e mi sono anche soffermato anche nel particolare delle figure, ogni figura ha la sua storia, sì, le ha create lui le figure, sì, mm-hmm. Sì. Ecco, però anche qua, mi piace molto questa atmosfera che io adesso non vorrei sminuire la cosa, però a me ricorda moltissimo l'ambientazione, le tavole, insomma, le tavole degli Aristogatti, sì, cioè questi, questa... Infatti io resto incantato ogni volta. Questa stilizzazione che... Sì, qua non c'è tanto una stilizzazione sì, perché è molto... Sì. È molto, voglio dire... Sì, ma c'era stato quel momento in cui c'erano quei disegnatori della Disney sì, beh, questo sì, che avevano fatto contemporaneamente. Di origine tedesca, hanno fatto sì. Questo film, l'hanno fatto La spada nella roccia e Robin Hood, questi e tre. Anche, e sì. Anche Lili Vagabondo. E Lili Vagabondo. Sì. Erano della stessa scuola, stessa regia, si vede, hanno lo stesso sì, tratto, sì, sì. E quale si vede addirittura, se ti soffermi su qualche fotogramma, si vede addirittura il segno della matita sulla figura. Quando c'è il movimento, lo riesci proprio a vedere, perché non era l'animazione veloce o digitale o altro, ma si vede come facevano, sai, l'acetato, sì, no, sì, con le sì, varie sì, figure sì, che sì, si muovevano e i paesaggi sono incantevoli. A me piace perché moltissimo. Perché sono acquadellati con la tempera, sono come tanti quadri degli impressionisti, sembrano grande. Sì, sì. Sì. Sono incantevoli, hanno una luce acquadellata, laddove invece se vogliamo poi chiudiamo il discorso su Disney sì. Perché sennò dopo, andiamo avanti e passiamo anche la storia su questo quadro qua però volevo dire su Disney per chiudere, laddove invece la carica dei 101 che credo sia sì. Che è sicuramente precedente è dello stesso disegnatore però là c'è più il gusto per la caricatura sì, della città e della città sì perché hai ragione, si sposta un poco più verso il cubismo e l'espressionismo sei mm-hmm. Come certi cartoni animati della Metro, quelli dei Buni e Silvestro sì. della Warner. Che avevano una scuola, avevano un periodo che erano tutti stilizzati sì, come no, sul quadrato, come no. Parevano proprio venuti fuori dai quadri di Picasso. Sì, certo, sì, no? Sì, 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 sì. Anche Silvestro e Titi avevano le linee più squadrate. Poi sapete che c'è, no? Questa, c'è poi anche questa collaborazione che deve essere magica fra Disney e Dalì per un corto certo. Che avrebbe dovuto essere inserito in Fantasia. Non, credo che Disney poi non fosse soddisfatto, eccetera. Il corto è recuperato sì. E inserito negli extra del Blu-ray del nuovo Fantasia. Te tocca comprare il nuovo Fantasia che è abbastanza così per vedere sì. E varrebbe la pena quello solo per vedere la collaborazione. Vale la pena soltanto. Sì. Ma questo è il primo sì, e il secondo sì. Fa schifo. Infatti lui è coccodrillo e faceva il botano. Allora invece questo quadro qui è un'allegoria, è una storia particolare perché questa dama che rappresenta Trieste simbolicamente alla Caffè Stella Polare di una volta, appunto era una dama colta, mediterranea, a cui piace appunto la cultura, e in trasparenza sulla gonna, si vede in lontananza, si vede l'alabarda.
se devo guardare sì, bene, è un particolare, cioè, è un particolare solo quando si vede la banda con una stilizzata nel essere... disegno della, sì, nel disegno della gonna, no? Sì, 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 sì. Questa caffè stella polare sì. È intorno al 1910. Sì. Laddove lei sembra presa da Downton Abbey come sì, perché sì, quella sì, poi sì, anche sì, l'epoca. Sì, 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 perché quella è l'epoca. Io ho seguito la serie televisiva. Io so che poi con voi due quando parlo di serie televisiva c'è una serie televisiva mitica che adesso bisogna assolutamente prendere in DVD. Qual è? Si chiama Disperatamente Romantici, tradotto, cioè trasmesso dalla F in 6 puntate, tutta la vita dei pittori preraffaeliti, con Dante, Gabriele Rossetti, Barney Jones, Ruskin, sì. Ma con delle modelle bellissime. Quanto, sì. Disperatamente romantici. Sì, sì. Hanno fatto fino all'altra, ogni domenica. Cos'era, roba inglese? Sì, del 2009, della BBC. Non voglio neanche immaginare cosa doveva una essere. Un'ambientazione stupenda, sì. Possiamo andare un po' avanti, sì, con i quadri, sì. Andiamo avanti così ne vediamo degli altri. Ecco, questa è la stazione transalpina. Un quadro molto bello perché ha delle... Quest'autunno, siamo in autunno. Sì, sì. L'effetto che è riuscito a ottenere Furio dello sbuffo che fa la locomotiva sui binari è veramente incredibile, trovo che è stato molto bravo, ecco, a fare questo. Abbiamo questo stesso effetto del primo film del cinema, molto piacere della locomotiva. La locomotiva. Ma per esempio, no? Ecco qua. Di questo avevamo una piccola fotografia in bianco e nero. Ho capito. D'epoca. Sì, sì, perché è più facile ottenere, più facile immagini quella, però sì, insomma, sì, qui per esempio era un'atmosfera originale, era un'atmosfera tutta invernale, quella, io appunto ho cercato di trasformare alla maniera impressionista, come se fosse... Ma per esempio, adesso proprio a livello procedurale, diciamo così, okay, per esempio un'immagine di questo tipo non ha senso da un punto di vista, però tu potresti trasformarla anche da autunnale in primaverile, sì, in invernale, sì, eccetera. Sì, anche col ghiaccio, come con la neve. Come fatto in questo caso qua, da invernale, brulla, anche che dava un così... Ah, della foto. La foto era in bianco e nero, però in invernale. Ho capito. Trasformata in autunnale, come ti dicevo, romantica, elimino tralicci, fili, robe, sostituisco con dei bellissimi alberi, foglie ingiallite. Questa è la libertà che uno si prende. Beh, questa è la copertina del libro. La copertina del valzer. Del sì. Valzer, con il bellissimo giardino che c'era nella piazza Unità d'un tempo. Ah, ho capito, quindi quello che si vede in sottofondo è la prefettura. Sì, sì. Okay, sì. Okay. Infatti qui ho richiamato il colore del vestito verde scuro anche sul colore che c'era nel giardino. Nel no? giardino, sì. Ok. Il colore esattamente della tua cravatta. Sì, questo è verde. Verde, verde bottiglia. E il mare, sì. Il mare, come ti dicevo prima, è della tua giacca. Già, è vero. Vedi, sì, perché viene, in TV, viene, sì, i mare, colori vengono strani. Insomma, però gli artisti vedono... Ecco. Ah, vabbè, questo è... E l'acquedotto, il viale 20 l'acquedotto, settembre, sì. Sai che una volta... Mia zia e mia cugina che abitavano quella volta a Treviso, mia cugina, mia zia non c'è più, ma insomma, dice, quando venite a Trieste, dovevano andare a Rossetti, quando venite a Trieste, parcheggiate vicino all'acquedotto e poi andate in cosa. E queste due cercavano l'acquedotto. Dicevano, dove c'è l'acqua, dove trovo la cosa? E quella volta non c'erano cellulari, quindi queste hanno girato con la macchina, chissà dove, cercando questa specie di acquedotto. Tipo con le robe romane, con gli oppure una roba nuova, moderna, tra lì. Impianti, sì, eccetera, ma dove è questo acquedotto? Ma no, poi mio padre si anche. Una volta si usava fare le vasche, se diceva. Come no? Sì, come no. E questa sarebbe la parte superiore? La parte superiore, praticamente tra dalla parte di qua. Emilia e la. L'ambasciatori che una volta era supercine. Ah, quindi no? Supercine, sì, diciamo ancora prima del sì, difatti sì, si intravedono le due cariatidi. Sì, 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 due, esatto. Sì. Ok, quindi siamo prima del Politeama che fugge un noi po' che da noi abbiamo fatto le medie alla divisione Iulia che era di fronte. Poi abbiamo scoperto che quando io facevo la prima media lui faceva la terza
media, eravamo in due piani, in due piani differenti, ma non ci siamo mai incontrati. Ben dopo avevamo sopperito. Dopo c'è stato. E questo è anche autunno. Sì, sì. Ma vedo che c'è molto autunno, è più, sì, è più romantico. Io mi trovo più in dimensione. Ah, guarda che bella questa. Questa è una splendida marina, con i trabaccoli, quei splendidi imbarcazioni che avevamo proprio qui nel nostro golfo, che oltre alla pesca servivano al trasporto. No, portavano la frutta, i meloni, le angurie, ma anche sabbia, mattoni, tutto per le costruzioni. Adesso chiedo scusa, questa è una domanda che non c'entra tanto con, ma è un mio assillo di questi giorni. Io non mi ricordo, l'ho chiesto anche alla presidente del Circolo Fotografico Triestino, io non mi ricordo di via San Nicolò con le macchine. Voi ve la ricordate? Via San Nicolò macchine? Sì. Sì, sì, sì. Io non mi ricordo. In verticale le macchine andavano in discesa. Sì. Ah, si scendeva. Si scendeva, sì, e si andava verso le rive. Io giuro, non me la ricordo. Io, per me ormai è... Anni 70 però. Sì, sì, prima dell'intervento. Ma primi anni 70, penso. Però, sì. Cioè, vuol dire, io mi ricordo quando si scendeva da via Coroneo. Sì, sì. Anche quella era ancora... Però di via San Nicolò, prima della pedonalizzazione, io che peraltro non ho una memoria... topografica, per dire la verità, non mi ricordo assolutamente niente. Vorrei che qualcuno, se magari qualcuno ci ascolta, se ha una fotografia o un qualcosa, se magari me la fa vedere, giusto per capire che cos'era, insomma, perché veramente mi ricordano solo le macchine che arrivavano fin sotto la prefettura, mi pare che si poteva passare addirittura, si poteva tagliare Piazza Unità, ma questo non sono sicurissimo. Però, quando era asfaltata. Di via San Nicolò non mi ricordo. Vabbè. E questa è un'altra del viale, okay, però sì. La zona più bassa. Più bassa ancora, sì, sì. Quindi verso... E l'angolo con la via Rossetti? Sì. E sulla sinistra, c'era il caffè Secession. Praticamente di fronte al cinema nazionale. Che è quello che si intravede, adesso non so se lo hanno ricostruito o cosa, che è quello che si intravede nel film Senilità di Bolognini. Sì. Adesso non so... Probabilmente già non c'era più. Ha fatto un bel quadro della Cardinale all'interno del Caffè San Marco, con quei capellini anni 30, tipo bombetta. E non avete mai provato a farglielo avere? No, perché non so come poter... Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo mandarle le signore. No, perché quando era a Trieste ultimamente sarebbe stato bello, perché una signora di una cortesia e di... L'ho valorizzata al massimo, perché c'era un signore abbastanza robusto nell'immagine, par che l'ho eliminato. E ho fatto solo lei. No, c'era un signore, nella foto del film, c'era un signore con la cappa. Sì. È seduto vicino a lei, ma se doveste se possiamo perché Umberto, penso che questa è un po' felliniana, sì, no, sì. Più sì, questo sì, è sì, dedicato, hai ragione, con la luce dietro di lei, sì, è praticamente la pioggia d'agosto. Speriamo, dai, a me non piace la pioggia, però adesso c'è la pioggia d'inverno d'agosto. Lei guarda il mare su questo. Aspetta magari un marinaio che torni la sera, che l'ami ancora. Io ci ho scritto una poesia. Su questo quadro ci ho scritto una poesia meravigliosa. Sì, disperatamente romantici. Io mi fermo, a questo. No. Un po' un mio limite. Ognuno interpreta come vuole, ma questo è bello. Io tante volte gli do uno spunto artistico. Cioè, mi piacerebbe un notturno. Per esempio, Furno non fa mai notturni. Ho detto, fare un notturno con delle nuvole che coprono la luna, perché non provi a fare un quadro così? E Furio ha fatto questo, l'ha fatto per me, ed è esposto nella sala piccola della stella polare e fa parte della serie delle cartoline, che comunque queste 10 cartoline abbiamo stampato 1000 copie. Bene, nel giro di 2 mesi e le abbiamo esaurite tutte, adesso abbiamo fatto la ristampa. E anche ottenuto, questo è stato stampato nell'ultimo numero di Vita Nuova. Sì. Che rappresenta il giardino pubblico. Al fine del Novecento c'è una gentile dama che dà da mangiare ai cigni,
Anche quasi i colori sono, sì, sono bellissimi. Qua, al di là del giardino pubblico, eccetera, anche per l'atmosfera e per l'inquadratura, eccetera, l'inquadratura. Sì, si può parlare anche di inquadratura. Ma è che io ragiono. Anche io, quando faccio qua sembra da un momento all'altro potrebbe arrivare Maurice Chevalier, Leslie Caron in Gigi, insomma, questo sì, è, potrebbe essere un po' il Bois de Boulogne, ecco, insomma, che peraltro io non ho mai visto, pur essendo andato a Parigi un sacco di volte, mi sono sempre trattenuto dall'andarci. Ma hai colto perfettamente nel segno, perché ho cercato di trasmettere un'atmosfera come dei pittori impressionisti il più possibile a Trieste. Sì, come se un gruppo di pittori della scuola impressionista fosse arrivato a Trieste. Anche questo abbiamo tempo di vedere ancora questa, che è un po'... e ha una storia anche questa qua, te la dico brevemente, perché questo è il Caffè Bizantino in lontananza. Che è Largo Barriera Vecchia. Largo Barriera Vecchia. Sì, a sinistra si sale per la via Abbiamo Fadolina. Dietro le spalle Piazza Garibaldi. Piazza Garibaldi, esatto. La casa fu demolita dopo i primi del Novecento, ma il proprietario la volle salvare, portò gran parte della facciata, ricostruì la casa all'inizio della casa del viale, dove adesso c'è nel viale c'è quell'ottico e il tabacchino, sotto come si chiama? Ah, difatti, a sinistra, se guardi, ci sono gli stessi motivi nella facciata di quei tre fori grandi, l'ha ricostruita pietra per pietra, l'ha fatta smontare e fatta lì. Un'altra parte, l'ha portata addirittura in America, è stata ricostruita a Chicago. Ma questa ti fa uno strano effetto, no? Perché dici, ma non l'ho vista in questo contesto, comunque sembra... Sì, adesso praticamente modernamente c'è il tabellone. È quella casa bassa, dove c'è la pizzeria, insomma. Qua c'era una volta l'America di Sergio Leone, se guardiamo che... cercato di dare un po' la pizzera. Sì, anche le figure in primo piano, la parte con quella scena meravigliosa in cui, che peraltro avevano fatto anche in studio, in cui... si vede il ponte in sottofondo e loro che camminano davanti. Allora, dobbiamo salutarci, ma prima diamo ancora l'appuntamento, che adesso vediamo se lo dico giusto. Allora, da martedì prossimo, 28 luglio, fino al 31 agosto, stavolta, si inaugura dopo martedì alle 18.30 e poi... La presentazione di Alessandra Scarino. Ah, ok, che è mia amica nostra. E poi vi ricordo che Furio Bomben sarà presente, anche tu, no? Immagino, figurarsi. Naturalmente, è impossibile lasciarlo solo. Appunto. Sarà presente il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20 e il venerdì e il sabato dalle 11 alle 13 per incontrare il pubblico e anche per raccontare quello che c'è sotto a tutte, insomma, quello che hai fatto qua, insomma. Sì, grazie. Allora, io sono sempre molto, molto contento quando siete nostri ospiti, anche perché poi abbiamo, diciamo così, i cavei troppo lunghi, abbiamo tutti e cinque, sono troppo lunghi, domani li taglio, e abbiamo un trascorso comune per quanto riguarda gli studi universitari, e quindi è sempre piacevole ricordare i bei tempi, i luoghi e anche le persone, insomma. Allora, grazie a Mara, a Furio Bomben per essere stati i nostri ospiti. Come si chiama questa serie? Le cartoline Romantica Trieste, e invece il libro è Romanticamente Trieste, e probabilmente in un futuro, se tutto andrà bene, si potrebbe fare Romanticamente 2 Trieste, perché comunque ci sono molte storie e molti quadri ancora da inserire. E noi già ci diamo appuntamento verso autunno quando esce il secondo. Il Valzer 2, che sarà tutto nel mondo dell'arte, con un pittore che io porterò direttamente da Vienna, non dico chi, però ipoteticamente sarà Klimt. Bravissimo. Ho detto anche sottovoce così. Se hai qualche personaggio del cinema da inserire, qualche idea, noi siamo a tua disposizione. Che stia bene come modella di Klimt. Come modella, ossia o personaggio, o personaggio. Qualcuno che si potrebbe Detta così adesso siamo a tua disposizione, se mi viene in mente ormai abbiamo inaugurato questa tradizione. Ma mi avete preso un po' alla sprovvista. Dopo la pubblicità incontriamo l'assessore comunale al personale, Roberto Treu, dopo la pubblicità. Grazie ancora. Grazie gentilissimo. Eccoci, siamo pronti per l'ultima parte di questa puntata di Trieste in diretta e siamo in compagnia dell'assessore al personale del Comune di Trieste, Roberto Treu. Buonasera assessore, grazie per essere venuto a trovarci. Intanto, chiariamo, che cosa significa assessore al personale? Perché è un...
L'assessore personale è stato chiarito, il responsabile del personale sono i vari dirigenti di ogni area e poi in particolare chi è la direttrice responsabile dell'area del personale. L'assessore ha compiti di indirizzo, sono proprio, diciamo, datore di lavoro e il direttore, sono i direttori del personale. L'assessore ha questo compito di politiche dell'occupazione, del lavoro, dell'organizzazione e di indirizzo anche rispetto al dialogo sociale, insomma, ecco, ha un compito in questo senso. Però per esempio la negoziazione vera e propria, il soggetto delegato a negoziare con il sindacato e a firmare gli accordi sono appunto il segretario generale e i direttori di area, di solito insomma, però fa il direttore delle risorse umane. Posto che ormai si arriva è l'assessorato più qualcuno dice è l'assessorato più difficile da gestire, anche perché per certi aspetti, ma qui c'è una malizia quando qualcuno parla così, anche perché è l'assessorato che ti dà meno visibilità sotto certi aspetti, no? Sì, io per fortuna faccio anche altre cose, solo che poi l'organizzazione, l'attuazione del programma soprattutto e poi sui progetti europei. Però sicuramente questo del rapporto con le persone di rete, con la struttura comunale, è sicuramente complicata, complessa, però è anche ricca di tante soddisfazioni, perché in realtà il comune ci lavora tanta gente, la gran parte è gente motivata, professionalmente capace, che si scontra molte volte con una situazione burocratica, amministrativa, che rende magari meno efficace il loro lavoro, oppure appunto fa poi tutto, diciamo così, nel settore pubblico tu non puoi incentivare, non puoi dare come avviene nei privati, premiare soprattutto coloro che sono maggiormente impegnati. Sono poi dal 2007-2008 che non c'è un rinnovo del contratto di lavoro. Insomma, noi abbiamo proprio chiuso questa settimana, anzi la scorsa settimana, poi le organizzazioni sindacali hanno fatto una importante consultazione con i lavoratori che è finita con un grande voto a favore di questo accordo e la contrattazione aziendale. Gli importi sono sostanzialmente sempre gli stessi, però sono stati sostanzialmente riconfermati nel modello precedente, ma c'è una novità significativa ed è che abbiamo introdotto anche il criterio di valutazione individuale, per cui il lavoratore, per una parte, diciamo così, questa parte salario accessorio è legato alla produttività dell'area o della struttura a cui appartiene, al raggiungimento degli obiettivi previsti. E per un'altra parte c'è anche una, sperimentalmente, una valutazione che sarà proprio individuale. Capito. Rispetto al, non sono grandissime risorse, ma è una sperimentazione che dovrebbe, come dire, continuare nell'ottica di garantire una maggior partecipazione del lavoratore proprio alla gestione del comune. Questo secondo noi è una ricchezza, ci sono tante professionalità e credo che rompere una struttura che nel tempo è stata burocratica, molto rigida e poco flessibile, io credo che viceversa anche con questo sistema, con questi riconoscimenti, si vada nella direzione di incentivare l'efficientamento della macchina, ma soprattutto i comportamenti, premiare i comportamenti che sono. Però mi scusi, quando in genere si parla di appunto del pubblico, eccetera, raramente si identifica, diciamo così, l'apparato comunale con la burocrazia, anche perché diciamo la verità, adesso per ottenere una carta d'identità rispetto a quello che succedeva fino a forse una quindicina d'anni fa, eccetera, vai là, trick-track, che sia la carta d'identità plastificata o che sia quella ancora di carta, la ottieni subito. Voglio dire, non, tra tutte le accuse che, mettiamo così, si possa fare, soprattutto possa fare il cittadino che affronta, come dire, vis-à-vis la macchina comunale, certo. Quindi credo che quella della burocrazia, dell'iperburocrazia, eccetera, sia l'accusa che regga di meno. Allora, sicuramente c'è stato un grande processo di semplificazione e ammodernamento
che riguarda tutta una serie di servizi, e questo appunto, cioè, potrei citare dei dati: una volta c'erano 70.000 pratiche presso i centri civici, oggi si arriva a 30.000 pratiche, le altre sono fatte online, sì. Per cui ci sono, sì, c'è sicuramente un argomento, ma il lavoro interno, la burocrazia interna, il fatto di dover sottostare a meccanismi questo è un lavoro interno che è assolutamente, come dire, antico, usiamo questo termine, sì. Antico, e purtroppo, questo è un ulteriore elemento che mi sento di denunciare con forza, in questi ultimi anni leggi, controleggi, regolamenti non hanno agevolato questo processo, ma l'hanno reso ancora più complicato. Nel telegiornale di questa sera abbiamo un'intervista con il direttore della Confartigianato, il quale, dati alla mano, ha detto che nei 2000 giorni trascorsi dall'inizio della legislatura precedente a questa, praticamente ogni settimana c'è stata una legge, una leggina, un decreto legge, una circolare che sempre di più andava burocratizzando la macchina del governo in quel caso, ma insomma è facile che poi ricada anche sui... Esatto. È una cosa molto semplice, credo, che non sono queste le cose che poi, per esempio, c'è tutta la documentazione, le cose che devi fare per lotta alla corruzione, per garantire la trasparenza, poi vediamo che non sono perché fai 10 carte in più che garantisci queste cose. Sì, appunto. Allora il problema è anche un po' da rovesciare. Torno a ripetere, poi si intrecciano tre livelli, c'è il livello nazionale, c'è il livello della regione, c'è il livello degli singoli enti, e tu metti insieme queste cose, molte volte, ecco, la difficoltà maggiore che io sento nella questa breve esperienza presso il Comune di Trieste, ma ogni giorno di più, è quella del fatto che fai fatica a cambiare cose che ti sembrano impossibili. Dici, ma come è possibile? Si fa così, no? Che sarebbe normale in qualunque altro posto di lavoro, e viceversa, non è che non lo fai perché il lavoratore o la struttura è reticente o non vuole, magari, come no, dire, c'è tutto. Però devi fare, sei costretto a seguire un iter amministrativo che è assolutamente inadeguato, e che rende appunto anche frustrante in alcuni casi il lavoro. Io credo che noi, con proprio i cantieri di lavoro che abbiamo avviato l'altro anno, che erano un modo partecipato in cui dirigenti e rappresentanti sindacali di ogni area, cercando di coinvolgere i lavoratori, questo è riuscito in parte, ma anche quello è una sperimentazione, però hanno prodotto una settantina di progetti che puntano proprio all'efficientamento, a razionalizzare, a fare tutto quello che si può per snellire sia le pratiche verso l'esterno ma anche all'interno. E anche in quel caso il ruolo dell'assessorato è di coordinamento, di indirizzo, di coordinamento. Di sostegno a questo processo. Allora, intanto raccontiamo questo, nel senso che fino a venerdì 7 di agosto, quindi fino alla prossima settimana, no, 15 giorni ancora, quindi tra due venerdì, al Centro per l'Impiego di Trieste in Scala Cappuccini si possono raccogliere le adesioni per 56 posti per lavori socialmente utili. Sì, questi sono, lo sforzo che il Comune fa è quello di utilizzare tutte le possibili occasioni, risorse per favorire l'occupazione o dare una mano, anche utilizzando le leggi ovviamente che ci sono, a coloro che sono in difficoltà. In questo caso questi interventi riguardano lavoratori che sono in cassa integrazione o in mobilità, cioè che hanno già perso, diciamo, il posto di lavoro. Questa è una forma che funziona da alcuni anni, noi abbiamo su questo avuto un contributo della Regione per 31 posti di lavoro, mentre altri 25 posti di lavoro sono quelli che abbiamo potuto utilizzare all'interno degli spazi finanziari che ci consentono di intervenire su questo, perché c'è il blocco dell'assunzione. Sono progetti per però un di 31 anno, più 25 all'interno 56, di una situazione noi abbiamo avuto esperienze assolutamente significative, perché questi lavoratori che proprio a smentire quello che si dice asse in cassa integrazione, sono gente che è venuta a lavorare, ha dato veramente ottima prova di sé. Se avessimo potuto, credo che la gran parte avremmo chiesto di rimanere, perché hanno dato sia nei musei, nel verde, nelle biblioteche, nell'assistenza anche amministrativa, dei risultati assolutamente buoni. È un'integrazione di fatto di quanto ricevono dalla cassa integrazione, consente di arrivare dalle 700-800 euro ai 1200-1300 euro facendo 32 ore per 12 mesi all'anno. Ed è una forma di aiuto per questi lavoratori in mobilità o in cassa integrazione, che insomma aiuta ovviamente in una fase come questa
situazioni molto, molto precarie. Quando si parla di lavori socialmente utili, che cosa si intende esattamente? Perché anche questo è un concetto... Sono vari tipi, noi abbiamo i lavori socialmente utili in diverse aree, per esempio penso all'area museale, di assistenza ai musei, anche per quanto riguarda i reperti, le biblioteche, penso all'area anche amministrativa, di supporto ad attività amministrativa ordinaria, penso all'area del verde o di interventi rispetto al risanamento ambientale. Come dire, i campi sono parecchi, in una parte sono 3 lavoratori, in altra parte 5, cioè vengono fatte delle squadre che vengono inseriti all'interno dell'organizzazione del lavoro comunale, come dire, danno una grossa mano a rendere migliori i servizi ed è per loro un motivo, credo, anche di sentirsi, insomma, utili, attivi ancora e non solo ad aspettare un lavoro. E purtroppo molte volte il lavoratore poi si accorge dell'apprezzamento che c'è, gli piace magari il lavoro, ma purtroppo poi questa cosa finisce dopo un anno. Però questo, insomma, è una forma comunque di aiuto in una fase difficile. Chi perde il lavoro in cassa integrazione, credo che comunque questo aiuto lo aiuti a superare un periodo difficile. Ecco. C'è anche poi, ma questo magari un lavoro è un riguarda come dire, le strutture interne del comune, però insomma c'è anche questa questione di 12 nell'ambito dei cantieri di lavoro per il verde pubblico. No, questi invece riguardano un'altra forma che è prevista per legge sulla quale si può attingere. Noi purtroppo questi sono i numeri massimi a cui abbiamo potuto attingere. Avremmo potuto fare, cioè voluto fare di più, ma ci sono dei limiti imposti per legge. Per capirci, il finanziamento della regione nel primo caso era di 31 persone. Noi abbiamo fatto di tutto per allargare il numero e pagarle come comune. E così sui cantieri di lavoro c'è solo un numero limitato, sono lavoratori che sono disoccupati di lunga durata. Attraverso l'ufficio di collocamento, dove invitiamo i lavoratori a rivolgersi sia per uno che per l'altro. Sempre caso, su in scala Cappuccini. Se si scala Cappuccini, per mettersi in nota, poi c'è una breve selezione e poi l'assegnazione di questi lavori. Questo, diciamo così, è un lavoro che riguarda proprio le persone che hanno avuto e che hanno da molto tempo perso il lavoro o sono alla ricerca di un'occupazione. Però sì, ce n'è forse ancora due cose che forse è un po' così va sottolineato. C'è poi un contributo che il Comune dà accogliendo dei carcerati nello scontare la pena per cercare di dare una formazione e pertanto di creare loro le opportunità di poi poter, una volta finita la pena, essere reinseriti e avere l'opportunità di essere inseriti nella società. E un'altra cosa riguarda quelli che invece sono piccole condanne per reati minori, ma anche la patente, il stato di ebbrezza, sì. Per cui anche in questo caso abbiamo una ventina di persone che vengono, diciamo, utilizzate, che vengono impiegate per scontare la pena, ma anche se è un contatto quasi sempre anche per queste persone è molto significativo. Senta, Assessore, le chiedo un'opinione, insomma, per fortuna da questo punto di vista Trieste non è stata toccata dalla questione, adesso speriamo che non succeda, eccetera. Però immagini come quelle che si sono viste nei giorni scorsi in provincia di Treviso, a Roma, che segnale danno secondo lei della pancia del paese, insomma, no? Mi riferisco alle contestazioni per la decisione di alcuni prefetti di sistemare alcuni extracomunitari in appartamenti sfitti vicino a centri abitati. Cioè, qual è la sensazione che si trae? Perché da un certo punto di vista qualcuno potrebbe posto che bisogna prendere una posizione, non è detto, però che cosa ci dice del paese? Faccio solo una premessa di una battuta, cioè o ci rendiamo conto e prendiamo atto che è in atto un processo epocale, sì, di mobilità, che né le cannonate nel Mediterraneo, nei muri alti come succede fra il Messico e gli Stati Uniti o fra la Spagna e l'Ungheria adesso, non fermeranno mai queste persone che fuggono da una situazione non solo di povertà, ma di violenza, di guerra e di persone perseguitate. Questo non succederà mai. Bisogna prendere atto che c'è questo fenomeno, puoi rallentarlo, puoi fare un'iniziativa politica per cercare che
si diceva andiamo a parlare con quei governi, non ci sono questi governi. Dove vai? In Libia chi trovi? In Libia ce ne hai due e tante bande, cioè come dire, non c'hai interlocutori. Allora questa è una cosa, diciamo così, epocale, e su questo certo bisogna cercare di avere una politica che manca. L'Europa su questo manca sicuramente, manca anche forse l'ONU, perché si interviene più sui rifugiati che sull'intervento preventivo, diciamo così. Detto questo, allora, come dire, in tutta Europa c'è questa grande preoccupazione, questo allarmismo che posso anche capire rispetto alla situazione di difficoltà che viviamo già noi, molti cittadini, e che pertanto dicono a queste persone vengono, ci portano via lavoro, ci portano via la casa, o comunque spendiamo soldi per dar loro da mangiare. Però attenzione, cioè dico, cioè là, lo dice il Papa, ma non solo perché dice il Papa, sta negli accordi internazionali di più alto livello, cioè queste sono persone che vanno accolte e aiutate, cercando di fare a monte, dicevo, una politica, ma quando ci sono, beh, devono essere aiutate in qualche modo. E c'è sicuramente una eccessiva focus su queste vicende, sì. Perché poi guardiamo il Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo 1000 immigrati, siamo 1.200.000 persone, qui si parla di 1000 persone che oltretutto cambiano e vanno via, poi quasi nessuno di questi rimane perché cercano il passaggio per non fermarsi in Italia, oltre a tutto, ma scappano le situazioni. Io ieri venivo da casa mia, da Borgo Grotta, sono arrivato a Piccina, c'era la polizia, mi sono fermato proprio di fronte alla caserma, ho rallentato e c'erano una ventina di ragazzi, c'erano anche dei minori, dopo ho visto, io ho ancora adesso gli occhi di questi ragazzi, la paura che avevano, cioè sono altro che leprotti, altro che cerbiati, sono ragazzini in questo caso, altri, o comunque gente che fugge, ti raccontano storie terribili. Io credo che la pancia del paese è preoccupata, poi magari un episodio di violenza o di tale o di crea subito, viene ingigantito enormemente e crea ulteriore allarmismo, per cui in realtà nella pancia del paese, come dice, c'è questa preoccupazione, è giusto averla, credo che sia molto eccessiva, credo che invece bisogna mettere in atto un altro tipo di iniziative, che è quella un po' certo di sapere che c'è una solidarietà da dare a queste persone che sono poi sfortunate. Uno non va via dal suo paese se non è in condizioni disparate. Ecco, questo, cioè io mi permetta, in Trieste è accolto 70.000 profughi dall'Istria che sono andati via in una situazione dopo guerra e comunque di tensione, e credo che queste famiglie capiscono cosa vuol dire. Io credo che come sono state accolte qua, certo con difficoltà, ma anche Trieste in quel periodo, i triestini emigravano già allora e avrebbero potuto dire ma perché venite qua, andatevene via, tornate a casa vostra, sono fatti affari vostri, cioè come dire, ma invece bisogna capire, sono situazioni che vanno accolte, difficili, implicano una risposta complicata. Io credo che anche se i giornali, se posso dire, i media parlassero un po' di più delle storie di queste persone, delle loro storie, di come hanno vissuto, come sono scappati, cosa è successo in quei 3 mesi, 4 mesi per venire qua, di quanti muoiono. Cioè uno non affronta una traversata in un barcone così se non è disperato. Anche perché questo è una cosa che ho sperimentato, insomma. Poi dopo però, quando ci rendiamo conto che ad accudire le persone anziane negli istituti sono extracomunitari, eccetera, là va bene. Io penso a tutta la adesso c'è Schengen, c'è l'Europa Unita, ma fino a poco fa, ma adesso c'è comunque il personale ucraino, cioè le case per le pulizie, per accudire le persone sono piene di queste, sì. E non è che hanno coperto posti di lavoro che altrimenti sarebbero stati coperti da triestini, per capirci. Allora, quelle va bene perché ci lavorano, ho capito, però sono gran parte in lavoro nero, cioè se noi andiamo a Trieste e guardiamo queste, 90% è lavoro nero, allora se dovessimo dire, no? Una situazione del genere, no? Come può essere affrontata, come ci si può ragionare su, mettiamola così, a partire proprio dalle amministrazioni locali, perché sembra che da qualunque parte la si voglia guardare, e qua non ha alcuna così importanza il colore dell'amministrazione locale, però sembra che gli amministratori locali subiscano questa politica. Allora, è chiaro che, come dire, fra virgolette un problema in più in un'amministrazione, una città, sì, di un qualunque villaggio, eccetera, però è anche vero che proprio il modello che noi abbiamo
sperimentato, che è diventato un po' il modello adesso su cui anche l'Italia e gli altri paesi stanno adeguandosi, ed è quello delle piccole strutture diffuse. Mi ricordo che fino a pochi anni fa c'era viceversa quello di concentrare in questi grandi casermoni, che poi diventavano prigioni vere e proprie, condannate dalle corti europee, e oltretutto sedi poi a quel punto di violenza, di tipo Gradisca, ma insomma cose che erano assolutamente... Viceversa, questo della dislocazione in realtà diffuse consente in realtà di non avere questo impatto. Io posso fare tanti esempi di piccole realtà. Questo di Prosecco, per dire la verità, noi eravamo, devo dire, a conferma di quello che ha detto lei, noi eravamo pronti per anche per cavalcare determinate, invece abbiamo visto che sono stati accolti con una... Posso dirle, faccio gli esempi a Barco, c'era un signore che dice, ma come sono qui? E mi hanno detto, ma in trattoria e poi nelle alimentari, ma guarda che sai, dicevano, ma io non ho mai visto. Pure qualcuno dice, sì, come non ho nessun fastidio, cioè, come dire, non c'è nulla, anzi in alcuni casi c'è un rapporto viceversa che si instaura fra la popolazione, se questa è... Sono anche molte persone che, passata la paura, sono assolutamente disponibili a dare qualcosa, a fare qualcosa. Il loro problema è che non possono fare niente. Sì. Allora questo anche dà un senso di disagio. Ecco, di qui li manteniamo, diamo loro da mangiare e da dormire e non fanno niente, stanno lì tutto il tempo. Ma anche per loro, se potessero fare, ecco, poi è chiaro che se fanno, si dice, portano via lavoro ai cristiani. Allora è una situazione molto, molto complicata, e capisco insomma gli stati d'animo delle persone. Io credo che però vadano un po' aiutate, tenuto anche conto che, ti torno a ripetere, la stragrandissima maggioranza di queste persone vogliono andare via da qua. Difatti noi abbiamo un fortissimo turnover. Il problema è che questo processo, se non si interviene, ma a livello internazionale, non finisce. E qui l'Europa ha dimostrato tutta la sua... Che torno a ripetere, più che nella ripartizione dei profughi, proprio nell'assenza di una politica estera, in quello senso, di una politica lungimirante. E credo che questo, o interveniamo così, riusciremo allora a limitare e anche e aiutare, vorrei dire, gli stessi soldi che spendiamo qui, ma perché noi, se li avessimo messi e spesi nei paesi, nei villaggi dove questi se ne vanno, un po' per creare elemento di pace, poi anche perché, sai, quando c'è sviluppo c'è anche più facilmente la pace, no? Certo. C'è, ecco. Io credo che questo sarebbe un buon risultato. Poi, ecco, sarebbe bello che su ogni piccolo episodio non si costruisse, come dire, il babau, come si dice a Trieste, per cui se uno è musulmano, allora vuoi perché ci sono stati i terroristi musulmani. Io vorrei dire che in Italia noi abbiamo fatto una stagione di terroristi. Sono morti in stazione di Bologna, Piazza Fontana, Piazza della Loggia, e potremmo fare l'elenco. Erano tutti tutta roba nostra. Cosa nostra? Allora cosa non ci dovremmo guardare? Ci sono persone buone e persone cattive dappertutto. Allora, io ringrazio l'assessore Treu per essere stato il nostro ospite. Vi ricordo che le adesioni per questi 56 posti per lavori socialmente utili saranno raccolte al centro per l'impiego in Scala dei Cappuccini fino a venerdì 7 agosto dalle 9.15 alle 12.45. Vi ricordo un paio di appuntamenti nostri: alle 19.30 il telegiornale, questa sera conduce Marco Stabile, domani ospite di Sveglia Trieste dalle 7 alle 9 del mattino c'è l'onorevole Savino, e domani c'è una appendice, diciamo così, comica e leggera proprio a Sveglia Trieste dalle 9 alle 9.30. Noi con Trieste in diretta ci vediamo lunedì a partire come sempre dalle 18. Grazie ancora all'assessore Treu per essere stato con noi. Buon fine settimana a tutti.